Ah, buonasera, buonasera. Ragazzi, dal vostro carter al Curva Nord è appena finita la partita e, ahimè, ahimè, ancora una volta il signor Antonio Conte fa 6 su 6. Era dal 1967 che non succedeva un evento così particolare. E le nostre inseguitrici, Merlus e tutti gli altri. Mamma mia, mamma mia. Come si sta bene vedere un Inter che per 40 minuti, e dico 40 minuti, soffre perché dovrà stare in 10, eppure col cazzo ha portato avanti il risultato. Grazie a una prestazione da grande bellezza. Sottolineerei appunto, Sensigno, ragazzi, Sensi, che ancora una volta io mi devo chiedere come ho fatto a dirgli che comunque che c'hanno da fare. Vabbè, che è successo, non era colpa mia. Un giocatore così straordinario, sempre in palla, sempre pronto per la squadra, utile in tutti i ruoli. Tecnicamente e tatticamente, ragazzi, è un giocatore da. E poi c'ha solo 23 anni, ragazzi, 23 anni. Ma che mostro è? Ma che mostro è? Poi, ragazzi, Sanchez al debutto, gol, ma lui fa il coglione. Lui fa il coglione perché giustamente l'espulsione la chiamo un'espulsione giustissima. Perché appunto, dai, non puoi fare simulazione, non ti puoi buttare in quella maniera sotto gli occhi dell'arbitro. Sei stato veramente un grande deficiente. Tu al debutto sporchi una prestazione maiuscola, la rovini per le stronzate che hai fatto. E poi, ragazzi, Gagliardini. Gagliardini! Che porca puttana, si fionda sulla palla, tira, sbaglia. Si rialza e fa il terzo gol della sicurezza. Sul 2-1, regà, ho cominciato a sentirmi un po' tremare. Però, questi colori ormai non tradiscono più. Io credo che in un altro contesto, credo che se fosse stato l'anno scorso, questa l'avresti persa sicuro. Quest'anno è uscito fuori il carattere, si vede la mano dell'allenatore. Antonio Conte sta veramente risanando una grandissima realtà. Ce la stiamo facendo finalmente. Ma io dico, ragazzi, bravi tutti. Bravi tutti. Anche Bastoni, carinello, ragazzi, era piccoletto, al debutto, all'ammonizione per un fallo ingenuo. Ma ci sta, ci sta. Ma grande squadra. Brozovic, ragazzi, che ormai è diventato il divino del centrocampo, inamovibile. E dall'anno scorso si era appunto il miglior giocatore, figuriamoci quest'anno che cos'è. Insieme a Sensi, ragazzi, Sensi e Brozovic è un qualcosa di spaventoso. Spaventoso. Poi, ragazzi, entra Lukaku. Il mister gli ha chiesto di fare il lavoro sporco e lui l'ha fatto alla grande. Si è mangiato quel gol che ha fatto il cucchiarino, mannaggia la puttana, ho detto a cala, questo è qua 4-1, e invece manco per cazzo. Dai, ragazzi, prestazione veramente, veramente sontuosa, veramente la grande bellezza. Lasciatemelo dire, quest'Inter è una bellezza anche per chi non vede. Basta sentirla, si sente, si vede, si percepisce, si sente. Che è un Inter veramente quest'anno che fa paura. E adesso, ragazzi, arriva il Barcellona. Nulla avemo, vi dico la verità. Andremo a Barcellona? Non l'avevo io. E poi la prossima settimana aspetto te. Aspetto proprio te, Mertus. E l'Inter questa volta non sarà sola lì. Mi voglio scatenare anche io perché appunto, ragazzi, se tutto va bene ci vedremo a Juventus, a Inter-Juventus, quindi saranno cazzi amari, ragazzi. Saranno cazzi amari per la Mertus. Non c'è storia per nessuno. Oggi veramente una bellezza straordinaria, una squadra eccellente su tutto.
su tutto a Samoa Utile, che andremo finché ha giocato bene. Brozovic, Sensi, a Samoa, Skriniar, Levrai, Bastoni, Lautaro, Sanchez, se non facevi quella cazzo di minchiata andavi pure troppo bene. E Andanovic, ragazzi, troppa bella vita. C'è troppa bellezza. Questa era bellezza. E adesso vi aspettiamo tutti, Merdus. Chi è rimasto ancora in Belgio? Atalanta, Napoli, venite, venite. Roma, non abbiamo paura di nessuno. Vi stiamo appunto aspettando. Quest'anno è l'Inter della bellezza. Voi, solo che l'inchino, solo l'inchino potete fare a questa Inter. Nient'altro. Bella!